Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in scena al Teatro Manzoni dal 21 novembre al 3 dicembre con La strana coppia. Inizio subito con una domanda a Gianluca che ha curato la regia e l'adattamento. Quindi rispondi tu adesso. Certo, Si tratta di una famosissima commedia di Neil Simon che ha molti giochi di parole, difficile anche da rendere a volte in italiano. Come hai lavorato sul testo? ma se non si possono tradurre si fa come a Faenza, che fanno senza, insomma, non è inutile andare a cercare per forza qualche cosa che poi comunque non rende, perché le lingue hanno dei modi propri di essere, non è come se noi volessimo tradurre in inglese l'adattamento: sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra È crepa. Che un'idea. fai? Un'idea. Under the Under the bank. bench, la capra bench, diventa pugliese, Under the diventa. bench, Anche the bench, the goat, non si può string fare. Quindi si cerca un'alternativa che non sia necessariamente l'ostinazione nell'andare a tradurre una cosa, ma diciamo girarci intorno per poi ottenere, forse si spera, lo stesso risultato. Il sottotitolo è Revival, proprio perché la tua intenzione è quello di non trasportarlo ai giorni nostri, ma agli anni 60, di quando è stato Per come è scritto. scritta, questa commedia vale per come è scritta ed è difficilissimo poter cambiare un autore così prolifico, così straordinariamente di talento come Simon, perché era un fotografo di uno spaccato di società all'epoca contemporanea, per quanto le tematiche dei due uomini separati che vivono insieme sono attualissime. Ma insomma, diciamo, lo stile vintage. Oggi risulta essere vintage, della cosa andava mantenuto, perché sennò si stravolge qualche cosa che perde la sua natura e di conseguenza diventa meno efficace. Su una domanda sui personaggi, allora tu sei diciamo, disordinato, sei Oscar e Sì. Giampiero invece è Felix, l'ordinato, Sì, quasi la maniacale. differenza non è tanto questa, la differenza è la mentalità di vita che hanno i due. Esatto. È alla base, cioè il fatto che il disordine è una conseguenza di un certo tipo di Di vita natura, di vissuta. natura e di vita vissuta, e di conseguenza la sua è così, e si manifestano nel disordine e nella psicopatia della sterilizzazione delle posate con cui si mangia. Ma a monte c'è altro, cioè non è una questione soltanto di essere ordinati o meno. Ma come vi siete divisi i ruoli? È stato È stato immediato? pazzesco, perché io l'ho chiamato e ho detto: quale vuoi fare? E lui mi ha detto: scegli Fai tu. tu. Scegli tu. Sei il regista, fai tu. È durata Vabbè, però è sette azzeccato, secondi secondo me. la Sì, faccenda. Sì. assolutamente. Quindi non c'è una somiglianza tra i personaggi e voi stessi? Cioè, non è stato per No, tanto quello, no? ringraziando Ringraziando il Dio, punto, no. no. Però No, scusami, io dici la somiglianza con noi attori? No, col vostro carattere e quello dei personaggi. Un po' un qualcosina, sì, ma immancabilmente sono due esseri umani, sono due uomini di una certa età, di un'età. Lui ne ha 58 nello spettacolo, e io presumo, non si dice, ma presumo sia Lo la dirò io stessa cosa. stasera. Dillo Tu tu, che ne hai 58 tanto come me. esatto. Per cui non ci sono delle, per forza ci sono delle similitudini sparse qua e là. Forse io di Felix e lui di Oscar, ma non è. La cosa bella è che alla fine, senza svelare nulla, perché comunque non è un giallo, Sì. entrambi cambieranno in meglio. Cioè, Sì. con questa Si convivenza così, migliorano a esatto, così vicenda, esatto. combattuta, così stressante, però migliorerà il carattere di entrambi. Io avevo proposto a Giampiero di fare una sera io Oscar e una sera lui Cioè, Felix, e di come. scambiarci il giorno dopo. Però abbiamo capito, vista ormai la perdita totale della memoria da parte di entrambi, che sarebbe già stato un grosso traguardo riuscire a chiudere il A sipario con farla. una versione. Quindi neanche una replica vorreste fare così, Ma magari. magari la faremo più Faremo avanti, l'ultima, adesso così scappiamo e nessuno che ci l'ultima picchia. sulmona, faremo questa cosa qui. Certo. Sì, esatto. Ok, io vi ringrazio. Grazie a voi.